L'anca è un'articolazione anatomicamente e biomeccanicamente complessa, fondamentale per la stazione eretta e la deambulazione corretta. Durante la vita intrauterina e durante i primi anni di vita del bambino subisce profonde modificazioni fino a prendere le caratteristiche definitive dell'anca dell'adulto. La displasia dell'anca è una patologia che colpisce l'anca immatura e consiste in uno sviluppo e una maturazione alterata del femore e dell'acetabolo. È una patologia che colpisce maggiormente le femmine e il lato sinistro. Al Marelli Hospital ad occuparsi di questa patologia è il professor Nicola Portinaro, chirurgo ortopedico pediatrico dell'Humanitas di Milano. In genere, la displasia dell'anca si presenta prevalentemente alla nascita, in quanto non diagnosticabile prima del parto, ma può divenire clinicamente evidente anche durante il primo anno di vita. Anche i bambini affetti da piede torto e congenito sono lievemente più a rischio di sviluppare questa patologia. È una patologia che non causa dolore nei bambini e molto spesso, circa l'85% dei casi, non presenta segni clinici. In ogni caso, quando sono presenti i segnali tipici, sono asimmetria delle pieghe della pelle e delle cosce, mobilità limitata, soprattutto da un lato, e instabilità dell'articolazione. Cosa diversa, invece, per quanto riguarda la lussazione, che presenta segni clinici positivi nel 60% dei casi. Se la diagnosi non avviene allo stadio iniziale, la displasia dell'anca può progredire potenzialmente in modo molto invalidante fino alla lussazione. L'ecografia in questo caso è fondamentale per la diagnosi, permette infatti di vedere il grado di sviluppo dell'anca prima della sua ossificazione, ovvero quando le anche sono ancora formate di sola cartilagine. Si tratta di un esame veloce e assolutamente innocuo per il bambino. È consigliabile infatti effettuarlo entro le prime 12 settimane di vita, anche in assenza di segni clinici sospetti, perché così sarà possibile eventualmente agire immediatamente. Il trattamento di questa patologia dipende dall'età del bambino, dalla gravità della displasia e dalla presenza della lussazione. Esistono comunque due tipi di trattamento, chirurgico e non chirurgico. I trattamenti non chirurgici riguardano l'utilizzo di particolari divaricatori. Sul mercato ne esistono diversi tipi. In ogni caso, il neonato deve indossarlo fino a guarigione avvenuta, quindi per un minimo di 6 settimane, in modo da mantenere la testa del femore all'interno dell'acetabolo e permetterne la sua maturazione. Il follow-up è fondamentale perché permette di seguire l'andamento della malattia e il timing della sua guarigione. Il follow-up deve essere programmato non prima di 6 settimane, in quanto in un tempo minore è difficile valutare miglioramenti ecografici. I trattamenti chirurgici, invece, riguardano quelle lussazioni più gravi. Si tratta di un intervento vero e proprio in cui il chirurgo ispeziona l'articolazione e rimuove eventuali tessuti molli anomali che tengono l'anca al di fuori dell'acetabolo. Dopo l'intervento chirurgico potrebbe essere necessario trattare il paziente con un gesso per mantenere l'anca nella posizione corretta. Inoltre, nei casi di lussazione più grave, potrebbe essere necessario, in pazienti più grandi, effettuare un intervento chirurgico di ricostruzione dell'acetabolo e riposizionamento della testa del femore. Per questo è importante effettuare una diagnosi precoce che permette un trattamento molto meno invasivo.